È come se fosse il figlio di Ultima. E Annabelle è sua madre. Possiamo provare. Madonna, mi sta venendo in mente una cosa incredibile, che Annabelle è veramente la madre di Clive, ma il padre è Ultima. Ed è per questo che poi Wyvern, volevo dire Mythos. E quindi Clive in realtà è il figlio di Ultima e di Annabelle. Ecco perché è in grado di assorbire tutti gli elementi degli altri Aegon. C'è qualcuno lassù. Madonna, potrebbe letteralmente essere questa cosa. C'è qualcuno qui! Oh! Madre. Sei tu? Cos'è successo? Ha provato a portarmelo via! Ok, un colpo di spada ora. A tutti e due. Caro, mi ha adorato. Dai, Clive. Quindi è lui, il figlio che vi ha dato l'imperatore. Perché, madre? Perché ci avete tradito tutti? Non hai alcun diritto. Ancora la chiama madre. Rispondete. Ti abbiamo accolta, selvaggia. Mostra un po' di rispetto verso chi ti ha cresciuta. L'onorabile Elwyn, sempre a pensare alla sua preziosa patria. Ma quanto vale una patria in un mondo assediato dalla piaga? Mio padre non pensava solo alla terra, proteggeva anche la sua gente. Un sovrano non deve proteggere il popolo. Bensì l'origine della sua sovranità, il sangue nobile che scorre nella sua famiglia. Finché il lignaggio rimane intatto, che importa se cade una nazione? Se ne può fondare un'altra. Io, al contrario di lui, ho preservato la mia discendenza. Mio figlio ha un sangue così nobile che il mondo intero si inchinerà. Per questo ho affidato Rosaria a Sunbreak, per unire la mia stirpe a quella dei Lesage e dare un salvatore a queste terre barbare, benedetto da Bahamut e dalla Fenice. Avete venduto il vostro paese per un figlio. Perché l'avete fatto? Voi avevate Joshua. Non avevo niente. Eri proprio figlio di tuo padre, così forte, audace, temerario, eppure non hai risvegliato il tuo potere. Beh, oddio. Se solo Joshua avesse avuto un briciolo della tua forza. I nobili ridevano. Il primogenito di Elwyn non era che il figlio di una concubina, e il mio aveva i giorni contati. Quale affronto! Che vergogna subire le calunnie di quegli esseri inferiori! Non potrai mai capire quello che ho sofferto. Dovevi essere tu! Per quale motivo la Fenice non ha scelto te? Joshua ha passato la vita a farsi carico di tutto il peso che voi, la Fenice e il ducato intero gli avete imposto! Ecco perché ero il suo scudo! Per alleviare quel peso! E voi, cosa avete fatto? Avete tradito il vostro stesso sangue e lasciato vostro figlio al suo destino! Joshua... Bambino mio... Non volevo fargli del male. Gli ordini erano chiari. Doveva salvarsi. Perché tu sei vivo? Perché l'unico dei due che abbia mai amato è morto? Minchia! Cosa? Non vi siete affacciata alla finestra? Joshua è qui! La Fenice è ancora viva! Sta combattendo contro Bahamut! Minchia, ancora non l'ha uccisa. Io neanche l'avrei fatta parlare. Io neanche l'avrei fatta parlare. Sta su... Vabbè. Sì. Oh no. Joshua! Svegliati! Ah, vuoi vedere che ora prendo io il potere di Fenice? Perché io ero benedetto dalla Fenice, però... Io sono uno scudo di Rosaria. C'è una spiegazione, quello non è il Bahamut che conosciamo. Che stai... Non può essere lui Dion, non è lui Dion. Guardalo, è tutto scuro. È come se fosse una Kashyyyk.
Minchia, perché non hai risvegliato il tuo potere? Gli ha detto Annabelle. Contro Ifrit? Eh sì. Che mega fusione. Eccoci. Ifrit contro Bahamut. Se ci fosse stato anche Finice nel mezzo e i due fratelli che combattevano insieme, sarebbe stata una cosa incredibile. Da pelle d'oca. Cazzo. Mamma mia. No, ora prende la forma del fiore. Madonna, molto Nier Replicant questa cosa. Eh sì, vedi il fiore. Il fiore delle sage. Molto Nier Replicant questa cosa comunque. Mammut è volante però. Non me l'ha fatta la doppia schivata. Puttana. Il fatto che gli ho tolto pochissimo con gli attacchi, c'è un botto di HP in più. Oddio, finisce? No, combattiamo insieme, non ci credo, combattiamo insieme. Joshua! Mamma mia! Hai appreso la pillola di fusione. E subirai le conseguenze. La pillola di fusione. Clive ha appreso l'abilità la pillola di fusione da Bahamut. Premi quadrato più R2 per sprigionare un gigantesco flusso di luce che brucia qualsiasi cosa sul suo cammino. Usa L per mirare, X in qualsiasi momento per annullare l'attacco. Un'esposizione prolungata alla fusione farà sì che i nemici diventino parzialmente vacillanti, annullando tutte le abilità in corso, mantenendo la fusione per la sua durata massima, si otterrà un'esplosione finale potenziata. Lo stesso bastardo. È fatto, Joshua.
Vedi, lui lo sta breccando pure. Acchiappo. Madonna, sembra una fase FR in DFO. Giga fusione. Botto nei panni di Joshua. Sì, ora combatto nei panni di Joshua. Esatto. Incarnare di nuovo la Fenice. I comandi della Fenice sono i seguenti: muovi mira, attacca, attacco caricato, schiva. Raffica, usa L mentre tieni premuto L2 per agganciare più bersagli. Rilascia L2 per... Ah, ok. Le abilità disponibili quando si incarna la Fenice si possono confermare tramite la sezione abilità del menu principale. E che abilità hai? Combo palla di fuoco, fiamma caricata, raffica. Ah, vabbè, si possono controllare in teoria. Ok. Cioè, avrei preferito mirare con la R, cioè con la levetta destra. Con la levetta sinistra, visto che mi muovo, viene un po' difficile mirare. Anche perché vedi, devi schivare, poi devi... calla. Fanno gli attacco infame però. Ma come l'ho fatta la... Niente, è impossibile schivare. È un po' scomodo il sistema di mira con la Fenice però. Ma infatti boh, è strano. Dion non farebbe mai una cosa del genere. Aia. Dai, l'ho schivato però, madonna mia, quanto cazzo mi dura la schivata? Non dura niente. Qua devi fare tipo i vecchi giochi... Mamma mia, comunque che scontri che ci sono. Gli scontri 3 con
sono semplici tra virgolette, però dal punto di vista visivo sono un capolavoro per gli occhi. Aia. Ah, vaia. Madonna, ancora guarda quanti HP gli devo togliere. Madonna, è un carro armato Bahamut. State scherzando? Sì, ok, ma... Madonna mia, questo se mi beccava mi shottava la famiglia proprio. La settima generazione mi shottava. Ho schivato al contrario. Madonna, le due fiammate insieme, dai, che figata! Qua mi sa che c'è un'altra scena perché...
Gli HP non scendono più. Oh merda. Aia. Fusione. Quanto cazzo è forte Bahamut. Minchia, non l'avevo visto l'R1. Oddio. Ora Joshua! Mamma mia, che bella questa immagine. I due fratelli che combattono insieme. Spettacolo. E visivamente è spettacolare, c'è poco da fare, ragazzi. Possono dire tutto quello che vogliono in giro, ma dal punto di vista... dal punto di vista cinematografico, in generale, è stupendo. Già Bahamut sconfitto. Cioè, quando mai le avete viste voi le Summon o gli Icon in un qualsiasi Final Fantasy scontrarsi con questi ritmi? Non si è mai vista una cosa del genere. Le Summon vengono utilizzate solo come attacchi speciali, ma non hanno mai combattuto effettivamente tra di loro. Almeno non così. Cosa fa? Il cristallo madre, il cuore. Oh no, ora assorbe il cuore? Oh oh. Dobbiamo fermarlo. Oh oh. Eccolo, Fenice e Ifrit che si uniscono insieme come nell'immagine che abbiamo visto. Madonna mia. Vedi? I due Icon del fuoco che si uniscono. Questo è Mythos, o almeno se il riferimento delle immagini è lo stesso, questa è la forma di Mythos. Madonna mia. Mega fusione. Sei pronto? Pronto?
No, vabbè. Che cazzo stiamo guardando? Siamo fuori dalla Terra. Minchia, un altro sconto. Ifrit asceso. Si chiama Ifrit asceso. Incarnare Ifrit asceso. Ifrit asceso può utilizzare versioni potenziate della maggior parte delle abilità di Ifrit. Oltre a incendio, Ifrit asceso ha accesso anche all'abilità velocità fulminea, che analogamente a traslazione della fenice consente un rapido avvicinamento al bersaglio. Le abilità disponibili sono ok, va bene. Top. Grazie Miki, tranquillo, non ti preoccupare. Ah, ma che mi attira a sé. Però aspetta. Allora, abilità, combo in mischia, bombardamento, fiamma caricata, palla di fuoco, schivata, schivata precisa, recupero rapido, scatto incandescente. Velocità fulminea. Usa X per avvicinarti rapidamente a un nemico a distanza. Ah, devo utilizzare X. Ah, ecco, vedi, è come. Ah, è come se fosse il salto. Ah, vabbè, sì, ok, qua ho sbagliato io, però ok. La Madonna. Niente, praticamente Ifrit e la Fenice si sono uniti. Sono diventati un icon unico. E infatti ora si chiama Ifrit asceso, che in teoria dovrebbe essere lo stesso Ifrit che noi abbiamo visto nei dipinti che c'erano nel tempio vicino al cristallo. Minchia radiosità. Vabbè. Troppo comoda sta cosa dell'avvicinamento rapido. OP proprio.
Cioè siamo usciti ai confini della terra praticamente. Incredibile. Madonna! Cos'è Bahamut asceso? Zeta fusione! Madonna, ma che cazzo è? Molto anime questa cosa. Decisamente molto anime. Mica l'ha perforato, madonna mia. No, vabbè. Stupendo. Ok, ora in teoria lo abbiamo sconfitto davvero. Forse. Vediamo. Frammento della luce. Materiale per la costruzione e la manifestazione del potere dell'Eikon Bahamut. Questo frammento di cristallo brilla come il sole ed emette un leggero ronzio che si è avvicinato all'orecchio. Madonna, l'ha perforato. Però vedi, è strano. Oh oh, si sono separati. È strano, è davvero strana sta cosa. Perché il principe non voleva né fare male alle persone, né tantomeno... Però è lui, guardalo, è lui, è uscito lui da Bahamut. Quindi c'è qualcosa che non va. Speriamo non sia morto. Cioè ci deve spiegare cosa è successo. Ole. E il cristallo è distrutto. Ci deve spiegare cos'è successo. Oh, finalmente si abbracciano i due fratelli. Alleluia. Fratello. Finalmente. Mi dispiace. Mi dispiace tanto. Sei vivo. Siamo vivi. È questo che conta. Finalmente. Non immaginavo che sarebbe arrivato questo giorno. Finalmente riuniti. Jill. Neanche Torgal, ovviamente. Ecco, ora però spiegaci che è successo, Dion. Perché non può essere che tu sia impazzito così. Ecco, vedi? 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 Una macchinazione di ultima. Questo è per mio padre! Oddio! Ecco
perché lui poteva utilizzare i poteri. Allora vuoi vedere che come ho detto veramente io? Che Annabelle si fa ingravidare da ultima. Finita. Il demone che ha dilaniato la nostra casata non c'è più. Ma suo padre? Ma è morto? Che l'ultima volta che l'abbiamo visto ancora era vivo. Il cristallo sta crollando. Sì. Dobbiamo andare. No, aspetta. Ho un debito con lui. D'accordo. Non mi dire che vai a salvare tua madre, perché ti giuro. Ecco, ora gli prende il potere di Bahamut. Cioè il bambino era il figlio di Ultima. Ecco, là c'è l'imperatore. Non c'è modo di mandarli via. Temo di no, vostra radiosità. I dragoni rispondono a sua altezza imperiale. Il consiglio non ha il potere di opporsi. Che pazzia è questa, Dion? Cercate di fare il possibile per spegnere gli incendi intorno al palazzo. La città aspetti. Che la città aspetti. Che fai ancora qui? Va! Sì, signore. Pazzesco. Per la luce! Dion! Ti ha forse dato di volta il cervello? Questo è Ultima, mi sa, I dragoni. Padre, non temete, ai cittadini non verrà torto un capello. Ci stanno facendo vedere quello che è successo. Sono venuto qui per salvarvi. Salvarmi? Una fitta oscurità si annida nel cuore di Sambrek. È scaturita da vostra moglie. La traditrice, Annabella. Non un'altra parola, Dion. Padre, voi non ve ne avvedete. Questa oscurità si è impadronita di voi. Vi ha fatto dimenticare chi eravate prima. Ma io ve lo ricorderò. C'era un tempo in cui non governavate con crudeltà, ma con compassione. Perché avete voltato le spalle alla gente? Perché ora state cercando di ravvivare i fuochi della guerra? Anche voi siete testimoni di questo mutamento, Eminenze. E sapete tanto quanto me chi è il vero responsabile. Il burattino siede sul trono, ma recidendo nei fili, la padrona perderà il suo potere! Ma cosa? Dion, ti permette di minacciare il tuo imperatore? Guardie! Prendetelo! Tutti sanno che sta dicendo il vero. Ogni cittadino che cadrà, un altro verrà alla luce. Per ogni casa che brucia, un'altra sarà edificata. Sono le vostre parole. Ma quando l'ultimo dei vostri cittadini sarà caduto e tutte le loro case saranno state ridotte in cenere, che cosa resterà del vostro impero, dei suoi sovrani, del vostro Dio? Con i cristalli madre che cadono uno dopo l'altro e la piaga che minaccia di divorare tutto ciò che ci è caro, è nell'imperatore che la gente ripone le speranze. Eppure egli non si adopera per il loro futuro, ma piuttosto per impadronirsi di quel che resta dei gemelli.
anche a costo di vedere annientato tutto quello che il suo popolo ha costruito con il sudore! Dion, perché non cerchi di capire? Un piccolo prezzo da pagare. O sbaglio? Hai avuto in dono un grande potere, Dion. Mi farà conquistare il mondo. What? Ora va, rivendica Balistea per me, fratello. Ma ecco com'è morto! No, bruttissimo. Porca puttana! Padre. Povero padre, così affezionato ai suoi figli. Vedi? Era chiaro che avrebbe dato la vita per me, restava da capire quando. Era tutto pianificato. Sei stato bravo a resistere così tanto. Ma alla fine hai ceduto, come avevo previsto. Vedi, ultima che si sta mostrando, si sta palesando. E adesso Mythos è più vicino. Metti alla prova anche lui. Sono curiosa di vedere se cederà. Mamma mia. Eccolo. Va, Bahamut. Parricida. Ecco perché lui ha distrutto tutto. Ecco perché lui ha attaccato la sua stessa nazione. È impazzito, vedi, è diventato Akashic. Non controllava le sue azioni. Ecco perché. Infatti non era il Bahamut che avevamo visto all'inizio questo. Era un Bahamut trasformato. Perché è impazzito. Grande Dion però, madonna che personaggione. Vai, ora piazzagli un colpo di spada in testa e, e smetti di far stare qui, madre. Venite. Minchia, Josh. Cazzo fai, Josh? Lontano da me! Questo è solo un sogno, un brutto sogno. Ah, lo gli sta facendo vedere, gli sta facendo vedere ultima al posto di Joshua, mi sa, eh? Non mi avrai mai, Spettro! Non mi avrai mai! Ora s'ammazza. Sentite questo ronzio? Quando c'è questo ronzio del mezzo è quando si vede ultima, quando appare ultima o... Oh... oh cazzo, si è ammazzato veramente. Non posso dire che mi dispiaccia, però non me l'aspettavo così. Avrei preferito ucciderla io con le mie mani. Anche Annabelle ce la siamo tolta dal cazzo. Ho posto. Se è la consapevolezza a intrecciare la vostra volontà, la consapevolezza a far sì che i vostri desideri coincidano con quelli degli altri. Allora noi vi separeremo di nuovo. Noi vi separeremo di nuovo. Ma noi chi? Decideremo i legami che vi uniscono. E così l'umanità tornerà al proprio posto.
Ha parlato al programma. Genesis segnare finalmente l'inizio dell'era della ragione. Primo Genesis. Mamma mia. Qui adesso incomincia il vero casino. È rimasto soltanto Odino, tra l'altro. Rilassatevi, vostra maestà. Qualche tempo dopo? Come Benedicta? Ma che cazzo? Non volete giocare? È passato così. Ah, questa è l'ultima che gli sta facendo vedere ste robe. Sì, è ciò che volete. Uomini, siete tutti così arrendevoli. Creature così deboli. Esatto, visto? Sta cambiando. Oddio, da Benedicta che passa a Yugo. Graziate dal potere degli Aikon, eppure schiave di mutevoli emozioni che vi condannano al vostro destino. Così vi affannate a vincolare fragili volontà a esili coscienze. L'empia opera di un'empia civiltà. I figli del fuoco si sono infine riuniti e per un istante la loro fiamma ha bruciato intensamente. Ecco, vedi? Presto, Mythos, diverrà il nostro perfetto ricettacolo. Il nostro perfetto ricettacolo. Ed allora il mondo verrà ricostruito. Non prima che vengano decisi i legami di fiducia, di rispetto, d'amore. Solo quando l'ultimo barlume di consapevolezza sarà estinto, Mythos potrà tornare al nostro fianco. Potrà tornare al nostro fianco? Primo Genesis cancellerà ogni cosa. L'umanità sarà liberata dalla sua impietà e Mythos dalla sua volontà. Però mentre egli ci si aggrappa, ha ancora il potere di forgiare dei nuovi legami. Dunque ti ordiniamo. Trova Mythos e recidi ogni legame. Minchia. Chiedete di distruggere qualcosa di immateriale. E no, invece. Non vi è nulla che la tua nera lama non possa spezzare, Odino. Ci uniremo a Mythos e daremo vita a un nuovo mondo. Purché il nostro ricettacolo non venga rivendicato dall'umanità. La mia volontà è la vostra. Sarà fatto padrone. Minchia. Ecco perché il regno di Walud è sempre rimasto estraneo a tutti i fatti. Perché il regno di Walud era fin dall'inizio schierato con Ultima. Madre, oddio, un altro Sephiroth qua abbiamo. Abbiamo un altro Sephiroth. Ma che cazzo? What? Oddio. Edipo, ci sei? Vabbè, oddio, una gran bella madre comunque, ah, niente da dire, cioè a differenza di Genova che comunque era un alieno. Che poi, oddio, anche Ultima, bene o male, è tipo Genova, perché prende la forma che meglio crede. Quindi, vedi, Odino effettivamente fin dall'inizio era legato a Ultima. Minchia, ora so cazzi però. Perché manca l'ultimo cristallo e Odino. E tecnicamente poi mancherà il combattimento finale con Ultima, perché come sta Joshua? Ovviamente ora Ultima è il boss finale. Dorme ancora.
È così da quando siamo tornati. Taria dice che presto si rimetterà in sesto. Per un po', almeno. Il problema è che è tutto un piano di ultima. Ha questo. Ha trovato qualcosa sul suo petto. Un gonfiore chiuso nella pietra. La maledizione. Per ogni vetta che scaliamo, se ne erge un'altra che sbarra il cammino. Non finirà mai. Persino il cielo sembra essere esausto ormai. Infatti Walud non si è mai schierato, ha abbandonato i repubblicani. La situazione precipita. Già. Il potere della luce. Clive ha rivendicato una parte dell'essenza dell'Eikon Bahamut. Sintonizzarsi con Bahamut non solo cambia l'aspetto elementale degli incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità degli Eikon come Impulso, che genera varie sfere di luce che inseguono un bersaglio ed infliggono danni continui. I dettagli sull'abilità si trovano nelle sezioni abilità nel menu principale. Talento di Bahamut. Usa il talento degli Eikon di Bahamut Ali di Luce per iniziare a lanciare Mega Fusione. Oh porco. Un incantesimo immensamente potente che scaraventa sui nemici un diluvio di luci di luce ustionante. Più a lungo viene caricato l'incantesimo, più potenti saranno i risultati. Premi L2 per lanciare l'incantesimo quando è pronto. Subire danni durante il lancio annulla l'incantesimo, quindi devo praticamente non farmi toccare mentre carico Mega Flare. Ah, tra l'altro posso caricarne anche di più. Cioè posso caricare, madonna mia. Vuole che disturbi Joshua. Mentre riposa, vado a vedere se Otto ha qualcosa da dirmi. Nuovi progetti sono disponibili al pegno. Nuove istruzioni per la creazione, però non sono spuntate side quest. E questo da un lato mi rallegra.